-90.075000. Join me at latitude 29.954. Mega mega gioco zombie of to survive 2, ragazzi, che roba incredibile. Andiamo subito a vedere la mega mega impostazioni, opzioni. Partita locale, c'è anche la coop, grande grande raga. Of to survive 2, un sacco di giochi zombie, giochi di paura, giochi di tutto su Marco Drums Games Channel, amici. Guardate che bello l'iconcina dello zombie, bruttissimo. Parla, spara. Latitudine 29.95. Siamo nella zona del trasmettitore. Prega che non si tratti di una trappola. Preghiamo anche noi. Marco Drums, nuovo profilo. Certo, certo, Johnny. Allora, non so voi ragazzi, ma questo tipo di... ti diamo il benvenuto, premi per visualizzare la mappa. Ok. Ah, eccola qua la mappa, perfetto. Beh, carina, carina. Allora, ci dovrebbero essere zombie come se piovessero dal cielo. Zombie! Bam! Ci hanno qualcosa anche. Barretta di cioccolato. Alcune risorse che raccogli possono essere assemblate per creare oggetti più avanzati, come armi, kit medici e molte altre cose. Per creare kit ti servirà la ricetta. Ok. Ma nel campo, nella zona puoi mettere tutto ciò che raccogli, ma fai attenzione che si potrebbero far da zavorra. Ok. Una pianta. Ai caramba. Bam! Diretta. Cos'è? Schiaccia. Tanto questi due qua non c'è. Monete, tessuto. Ok. Bisogna vedere dov'è il campo, ok. Col cerchio. Ok. Ok. Vi devo dire la verità, pensavo molto peggio, pensavo molto peggio, invece è anche graficamente carino, devo dire la verità. Piacevole. Vorrei giocare in live insieme ad altri giochi per fare una cosa che volevo fare io. Cacchio, mi ha preso. Grosso pezzo di legno. Pam nel cervellozzo. Mi piace, mi piace. La lampadina. Qua corre anche. Chiaramente ha la stamina, Ok, qua non si va da nessuna parte. Qui. Scheggia di... Qua bisogna stare molto attenti al peso, Ne parlavo anche all'inizio proprio. Stiamo molto attenti alla stamina. Aia! Cacchio! Pezzo di legno.
Devo stare attento perché magari mi contaminano, mi fanno diventare zombie questi zombetti. Ah, ok. Tac, tac. Ha un sacco di roba, devo dire la verità. Ah, è bellissima, raga. Oh. È acqua, eh. Una pozzanga. Ok. Oh! Cos'è che c'è qua? Le erbe medicinali servono sempre, raga. Sono più zombie questo. È più reale questo di tanti altri giochi di zombie, vi devo dire la verità, perché secondo me gli zombie sono così, sono un po' stupidoni e sono un po' lenti. Trova il trasmettitore e contatta il suo proprietario, eh? Questo cos'è? Secondo me sto andando incredibilmente fuori strada proprio. Beh, la mappa è grossa, eh? Oh! Bam! Facciamo che prendiamo tutto. Facciamolo venire. Che rumorozzi. Ah! Legno. È anche un bel gioco crafting, devo dire la verità, eh. Questo? Una botola? Ok. Una botola che va giù, ma no, non posso andare giù. Forse è una cosa che si aprirà dopo, sicuro. Allora, più robe prendo, chiaramente più lui va lento. Ci sta come tipologia di cosa, eh? Che va lento e poi si stanca. Sto prendendo tutto perché sinceramente non so quanto crafting si possa fare. A livello primi zombie sono facili, raga, ma io penso che dopo ci sarà un qualche tipo di zombie tosto, devo dire la verità, credo, eh. Forse, vuoi dirmi che era qua? Ce l'avevo già vicino dall'inizio e sono andato in giro a farmi tutta la mappa per nulla. Ci può stare, eh? Sì, era qua. Stranger. Ehi là, non Be preoccuparti, happy non to mordo. see that my Sono felice di message sapere che il mio reached. messaggio ti ha permesso Let di me arrivare fin qui. introduce myself. Lascia che ti mi senti, mi chiamo Kovac, è un vero piacere. Devi scusarmi per questo benvenuto un po' distante, ma sappiamo entrambi le cose di te come sono, incontri sono l'ordine del giorno. Inoltre, anche se ritengo che tra noi ci sia una certa alchimia, secondo me dovremmo prima conoscerci un po'. Ok, ah, eccolo qua. Prestazioni, devo farti un piccolo test di ingresso. In passato ho avuto troppe sorprese. Ci vorrà poco.
cercate di andare nella foresta e non tornare finché tutti gli occupanti non saranno, diciamo, messi a tacere. Ok. Ok. Ah, quindi diciamo che adesso inizia la missione, raga? Allora, uccido 5, erba medicinale 2. Ok, è importante poter salire, eh? C'era un Pacifica, eh? Pacifica. Devo capire che cosa vuol dire. Ok, secondaria fatta. Sì, beh, era proprio tranchi tranchi, eh? Bella sta cosa che fai la missioncina e ritorna. Non è male. Anche se poteva essere senza caricamento, però ci sta. Credo che siano così le missioni principali, eh? Ti porta nell'arena, devi fare quello che ti dice e poi ti fa uscire. Credo, credo, ragazzi. Ok, diciamo benvenuto, sono novità, ti cambia il livello a essere automatico, aumenta il livello, ok, play the video. Torso, punch. Costruire una nuova comunità. Salve. Qualcuno qui sa dirmi come facciamo a costruire una nuova comunità? Orca. Me l'ho appena spiegato. La lavagna te la spiegherò un'altra volta. Creating a new community means creating the best possible camp. To do that, you and your group of survivors will have to kill hordes of zombies and complete lots of missions. Per terminare diverse missioni, accumulare punti esperienza. The higher the level of your camp, the more your group will be able to build new structures and upgrade existing ones. Camp construction is contribuire al campo. But mind you don't neglect your level and equipment. The surroundings will become more and more hostile, and you'll have to be tougher and tougher, and better equipped to survive. Okay. So, is everything clear this time? No. Look at the board, explain it a ninth time. Spiego per una volta. Slušajcie внимательно. Dai, Ciccio, meglio. Ok. Tu che ne pensi? Vuoi il consiglio? Ok. Aumenta il livello per sbloccare. Aumentiamo il livello. Ok. 500 adesso, eh. Perfetto. Manca la corda.
corta intrecciata. Wow. Nuovo livello del campo. Non è che di notte diventano più assassini. Oh, c'era qualcosa da fare, eh? Col purifica. Ah! Tutte le volte non mi viene da purificare, eh? Ferrovia, pezzo di carbone. Grosso pezzo di legno. Cacchio! Oh, tutte le volte non mi ricordo. Purifichiamo questo qua. E ancora. Non riuscirò mai a purificarne uno. Tanto perché voglio vedere cosa ancora fa. E niente, quando voglio purificarne uno, che mi ricordo, non ce la fa. C'è un sacco di buchi, eh? Tessuto. Qui è deragliato un treno. Però non ci posso salire. Oh, scatola di chiodi. Ah, eccolo qua. Oh, bella. Allora, i treni non ci si può fare nulla. Nel senso, sono sul binario, questo è deragliato, quindi fa tipo fine mappa. Oh! Devo prendere qualcosa da mangiare, eh? Ok. Barretta di cioccolato. Oh, erba, ok, torches. Ok, ah, potevo purificarlo. Io un altro. Ah, potevo purificarlo. Non mi viene in mente mai. Schiaccio due volte il quadrato, lui ormai lo fa. Ecco, adesso che voglio fare X, ovviamente. Beh, dai, è interessante, interessante, eh? È carino come gioco. Tacca. Poi pian pianino, man mano che vado avanti, si può anche far salire il livello del campo e il livello del personaggio, quindi oltre il crafting, che non possiamo vederlo adesso perché ci sarà sicuramente da fare qualcosa prima, eh. Di seguire tutte le missioni storia. Ah, potevo purificare. Ok.
aspettiamo, prendiamo tutto, dai. Torniamo giù. Anche qua mi sono un'altra volta dimenticato. Chiaramente quello che potevo purificare non ho schiacciato X e l'altro l'ho schiacciato subito. Va bene. C'è gente. Mi hanno fatto un po' male, eh? Wow, they sure got a piece of you, survivor. Su questo ti ha fatto uccidere i stessi vedi. Ok. Sì, 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 capì, capì. Porca, dove mi sono cacciato? Ok, serratura, bisogna aumentare il proprio livello. Filo, io sono riuscito a liberare il posto, ma per entrare qui non si può. Ah, proprio Gathering. Ah, va bene, ho spaccato la porta. Perfetto. Che effettivamente è una porta di legno, ci sta anche che si spacchi come niente. Questo che cosa sarebbe? Era un coniglietto, credo. Quella era tosta la casa, devo dire la verità, eh. Allora, io direi di tornare a campo base, chiudere la prima, il primo video con questo gioco qui e continuarlo nei prossimi. Scrivete nei commenti se vi piace questo gioco, se volete che lo continuiamo, beh, quello lo continuo lo stesso, a prescindere. Se vi piace, mi interessa sapere. Ok, qua c'è roba dentro lì e bisogna imparare a scassinare. Sì, 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 sì. Seguiamo questi due. Ha una bella forza, eh? Cacchio, da dietro mi hai preso. Cominciano ad essere un po' di più, eh.
cominciano ad essere top. Un attimo cosa c'è qua, caspita, stavo, potevo purificarlo. Sì, ma ragazzi, cosa mai si farà con la schizza di Sergio? Allora, è molto easy, come è proprio un giochino, ma è molto bello secondo me. Dovrei capire la parte di crafting, sinceramente. Anche perché se ci fosse veramente un'infestazione zombie, credo che sia proprio così. Ok. Allora, mi raccomando di seguire il canale di Marco Drums Games Channel con tutti i mille video. Di seguire il mio canale Twitch per le mega live e iscrivervi sia a Twitch che a YouTube, il mio canale Facebook Marco Zanesi o Marco Drums Games e quello lì non riesco a beccarlo, e Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Discord e Telegram per tutte le mie informazioni social del canale di Marco Drums Games. Io vi aspetto tutti i giorni alle 9 in live. Statemi bene e ci vediamo alla prossima su questo fighissimo gioco, secondo me. A me piacciono un sacco i giochi fatti così. Ok, certo che perdiamo, ma hai salvato. Bravissimo gioco. Quando fai esci che magari devi andare via e lui non ti salva il gioco, perdi mezz'ora di roba. Lui adesso ha salvato. Da Marco Drums Games Channel un saluto e un abbraccio, mitici e mitiche. How to Survive 2, mega gioco, un po' vecchio vecchierello del 2017, ma secondo me comunque merita, a pochissimi soldi adesso sullo store. E siamo il, oggi è il 16 giugno 22. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.